Buongiorno a tutti e bentornati qua nella nostra galassia. Prima di iniziare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo siete già e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei nostri video. Fermiamoci un secondo e analizziamo un attimo tutto sto polverone riguardante i loot. Ho già fatto dei video in merito e prometto che questo sarà l'ultimo video che riguarda il drop rate perché sinceramente per me è molto noioso. Quindi facciamo un recap per quelli che non hanno visto i miei video precedenti e poi analizziamo ciò che sta accadendo ora. BioWare ha già cambiato 4 volte il drop rate in Anthem. All'uscita del gioco avevamo un drop rate assurdamente alto di mitici e leggendari. Alla prima patch, di nascosto, i ragazzi BioWare hanno chiuso i rubinetti e il drop rate è sceso a livelli vertiginosi. Quasi non si droppava più nulla. Questo però ha fatto sì che, avendo un drop rate così basso, le build e gli elementi dei nostri strali con fortuna supporto diventassero fondamentali. E in effetti, facendo io stesso la prova, con 150% di fortuna supporto, attualmente e anche prima, in una run a GM2 di una roccaforte, droppo dalle 4 ai 6 oggetti mitici e di solito droppo anche un leggendario. Non sempre, ma accade. Ora, prima dell'ultima patch, ci sono state 10 ore, come per la patch precedente, in cui BioWare ha aumentato il drop rate a livelli che oserei dire assurdi. La prova ne è che un ragazzo americano ha fatto roccaforte missioni in GM1 fino a raggiungere 200 oggetti nelle ore prima e nella patch dopo la patch e ha ripetuto ovviamente l'esperimento. E la differenza di drop tra mitici e leggendari è del 66% in meno dopo la patch. Ovviamente si è scatenato l'inferno. Ma quello che mi chiedo io è, seriamente ci si deve infuriare per una cosa del genere? Voglio dire, questo è un gioco grinder, un TPS basato sulla ripetizione delle missioni e sul farming compulsivo. Abbiamo la possibilità di affrontare missioni GM2 e GM3, aumentando di conseguenza il drop rate, e in più possiamo crearci build ad hoc con fortuna supporto per aumentare ancora di più questa percentuale. Ora, io non sono nessuno, sono un player come un altro, ma nella mia testa ho pensato, se ho un drop rate basso, io devo fare determinate cose per alzarlo. Inoltre, se droppo poco, ci metto più tempo a portare i miei strali al massimo del loro livello gear, e quindi passo più tempo sul titolo a giocare. Quindi, se mi voglio creare 3 o 4 build a leggendario, per un solo strale, devo passarci sopra un bel po' di tempo, e nel frattempo mi arrivano anche le DLC mensili che BioWare deve fare uscire. Quindi, altra roba da fare. Ma allora, perché la gente si lamenta? Perché vuole tutto subito e poi sputa sul titolo perché non ha nulla da fare? L'unica risposta a questa domanda è perché tira clickbait e perché sfortunatamente la gente non ha mai tempo e voglia di fare le cose. Le persone devono lamentarsi, anche quando il sistema attuale di drop rate è per mio conto più che buono. Ci vuole tempo, farming e fortuna per poter arrivare al massimo della nostra forza. E tutti coloro che hanno runnato o sfruttato le ore che BioWare ha dato come aumento di drop, arrivando di conseguenza al massimo del gear, non hanno attualmente un cazzo da fare. In conclusione, un mio consiglio a tutti coloro che si lamentano. Anthem non è un gioco perfetto, lo sappiamo tutti, è però un gioco solido e BioWare è la prima volta che si butta in un EP del genere, dove, ahimè, deve mettere le mani costantemente per far fronte sia ai problemi reali, cioè ai bug, sia alle richieste assurde della community. Quindi, per favore, vivetelo come me, giocateci qualche ora al giorno, fatevi 1 o 2 roccaforti, qualche missione e magari un'oretta di free play e poi staccate. Vivrete molto meglio questo titolo e arriverete alle prime espansioni che ancora avrete qualcosa da fare, ma per favore, smettetela di lamentarvi di cazzate come il drop rate, ci sono problemi più gravi che BioWare deve affrontare su questa IP. Ora, tutto questo discorso era per dire che BioWare ha già risposto a queste critiche sul drop rate, dicendo che sta valutando di cambiarle drasticamente e che di conseguenza i giocatori si devono aspettare un cambiamento che stravolgerà completamente tutto questo sistema. Aspettiamo, smettiamo di lamentarci e vediamo che cosa BioWare tirerà fuori. Nel frattempo arriverà tra non molto la nuova DLC e di conseguenza avremo in teoria molte più cose da fare. Ragazzi, vivetela con molta più calma e basta rompere i coglioni sul drop rate. Con questo è tutto, GG a tutti quanti.